Oggi, 15 novembre, scatta l'obbligo di circolazione per gli autoveicoli con le dotazioni invernali. Rispetto alla scorsa stagione, il tempismo meteorologico della norma è perfetto. L'Appennino tosco-romagnolo è già sotto la neve, eppure la 14 ha visto le sue corsie imbiancate. Montare le gomme invernali non è obbligatorio, con le estive si può circolare, anche dove dal 15 novembre vigono le ordinanze sui dispositivi invernali. Ma senza gomme invernali è obbligatorio avere nel bagagliaio le catene, ovviamente omologate. L'omologazione è riportata sulla confezione ed è la misura giusta. Buttare in auto un paio di catene qualsiasi è sconsigliabile, perché la polizia ferma, controlla e nel caso sanziona. Altro escamotage molto in voga ultimamente per evitare il monta e smonta è la gomma 4 stagioni, marchiata talvolta all'inglese all season. Questi pneumatici sono una via di mezzo fra gli estivi e gli invernali, hanno l'omologazione M più S, dunque sono in regola con le ordinanze invernali e sono realizzati con una mescola che assicura delle prestazioni, in termini di tenuta e frenata, accettabili, sia con il caldo sia con il freddo, con l'asciutto e con il bagnato. Come pneumatici, sì, le 4 stagioni stanno facendo qualcosina in più, sono sempre un compromesso, quindi è da valutare in base al cliente, in base al chilometro e quello che ecco, si deve fare. Anche qui ci sono diverse fasce di prezzo, diciamo se possiamo dare un orientamento, una buona 4 stagioni o una buona invernale, su che cifre siamo? Ah, una misura media dai 90 ai 100 euro, un buon 4 stagioni si trova. A questo punto avreste dovuto già prendere l'appuntamento con il vostro gommista di fiducia e se questo non lo avete fatto, sappiate che se verrete pizzicati andate incontro a una sanzione di 85 euro e nel caso di condizioni meteo avverse o improvvise, come ci segnalano gli organi di polizia stradale, potreste andare incontro anche ad un fermo tecnico del veicolo, oppure obbligati ad aspettare che il tempo migliori o essere dirottati su strade diverse. Per non incappare in tutto ciò, occhio ai segnali stradali: su moltissime strade extraurbane e autostradali l'obbligo è segnalato con gli appositi cartelli.